Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo episodio di Leggende Pokémon Arceus. Nello scorso video abbiamo completato ben due missioni e una delle quali ci ha fatto salire di rango e siamo al rango Monostella. Ora abbiamo due opzioni, o andare da Rise o andare a parlare con Lucio al campo addestramento. E attenzione però, qui c'è una mercante. Ottenere strumenti, quindi pagando effettivamente, caramella rara altamente energetica fa salire un Pokémon di un livello. Cioè, aspetta, ok sì, caramella rara, va bene, ma abbiamo le pietre evolutive? Filo dell'unione per far evolvere i Pokémon, quelli con lo scambio! Oh santo cielo, mi sta esplodendo il cervello! Ma che cavolo! Ecco! Oh santo cielo, qui ragazzi non serve più scambiare i Pokémon! Cavoli, che roba, che roba! Però non capisco perché ci fanno comprare le caramelle rare. Voglio dire, non so quanti soldi potremmo trovare durante il gioco, ma ci fa salire di un livello. Aspetta però. Ai punti gratitudine sono? Allora, cosa posso farmi un attimo capire? Segnalazione oggetti smarriti. Come trovo però questi oggetti smarriti? Vabbè, poi magari nel corso del gioco capirò come fare. Prima di andare avanti velocemente mi crafto qualche Pokéball. Va bene, ora ne ho 25. Ah, ma posso anche schivare in città, che bello. Bene. Ciao, eccoci da Luce. Quindi andiamo a parlare con Luce e vediamo cosa vuole. Grazie di essere venuto. Forse faremo una lotta contro di lei. Ho preso una decisione importante. Che succede? Sai, anch'io ho un compagno. È un po' un combinaguai, ma non posso demordere se vogliamo completare Pokédex. Hai un Pokémon? Esatto, ti presento il mio compagno, Pikachu. Oh. Perché ha fatto il suono? Non ha fatto. Perché? A parte, vabbè, non dirò ogni volta i problemi della grafica perché oramai basta, l'ho detto già diverse volte. Ok, il modello è... Non è del... Oddio, sì, forse è nuovo, anche se gli occhi non sembrano in 3D. Però non capisco perché non fa il suo verso class, cioè il suo verso da Pikachu, quando dalla sesta gen, se non sbaglio, dici Pikachu. Invece no, ha fatto il verso vecchio vecchio. Quando sono stata attaccata da uno Shinx ho avuto un blocco mentale per via del terrore. E ovviamente lottare insieme a Pikachu era fuori questione. Da allora si rifiuta di ascoltarmi. Per di più non ho davvero idea di che istruzioni dargli per farlo lottare. Ah ok, qui ho fatto squit proprio da topo. Tuttavia, dopo aver visto quello che tu e il tuo compagno siete in grado di fare, ho capito che noi due dobbiamo impegnarci di più. Per cui desidero sfidarti. Voglio imparare come lottare con i Pokémon. Squit, ok. Facciamo una lotta allora. Cavolo, se siamo fighi però noi. Ti sto vicino, amico. Ma attacca prima lui? Ok. Sì, va bene. Mosse. Braciere. Allora, attacco rapido. In realtà ce l'ho con... posso scegliere che mossa fare. Wow, però. Ma come? È livello 9. È altino, eh. Ok, l'ho sconfitto per fortuna. Davvero per fortuna. Mi ha aperto in due. Tu e i tuoi Pokémon sembrate davvero in sintonia. Sì, però mi hai devastato, Luce. Ok, mossa padroneggiata più nuova mossa, ottimo. Ti ringrazio per la lotta. Potrei sbagliarmi, ma per un attimo mi è parso che Pikachu e io capissimo perfettamente i pensieri l'uno dell'altra. Spero sia l'inizio di una grande amicizia, Pikachu. Forse mi sbagliavo, dopo tutto.
In ogni caso, mi impegnerò nelle ricerche collaborando con il mio compagno, come fai tu. Sempre che riusciamo ad andare d'accordo, si intende. A proposito di lotte, il professore mi ha spiegato che i Pokémon possiedono diversi tipi. Sarebbero questi a determinare vantaggi e svantaggi durante una lotta. Ad esempio, il mio Pikachu è di tipo elettro. Ok, un suono diverso. I rapporti tra i tipi li conosco, grazie. Allora, se tu hai una nuova recluta di cui parlano tutti. Santo cielo. Che figata, la Pilla. Che bel nome. E sono a capo della squadra di vigilanza. Boia. Ti ho visto lottare e devo dire che è stoffa. Ma vorrei darti qualche dritta, se non ti dispiace. Sono tutto orecchi. La caposquadra La Pilla è maestra di un'antica scuola di arti marziali Pokémon. Oh, santo cielo. Mi fa subito pensare al dojo lotta accanto, che era la ex palestra di Zafferanopoli. Poi ovviamente arriva Sabrina, tipo psico, e fai bello e cattivo tempo. Apprendendo a fondo i segreti delle mosse è possibile cambiarne le caratteristiche con l'uso di tecniche diverse. La prima di esse è la cosiddetta tecnica potente. Le mosse sferrate usando questa tecnica sono più potenti, ma l'azione seguente sarà più lenta. La seconda è la tecnica rapida. Le mosse sferrate con questa tecnica sono meno efficaci, ma l'azione seguente sarà più rapida. Quindi alla fine ti dà un bonus se usi la rapida, ma uno svantaggio se usi la potente. Se usata al momento giusto, questa tecnica può persino permettere di sferrare due mosse prima che l'avversario abbia mosso un dito. Eccolo qua, infatti. Tecnica rapida, tecnica potente, mosse normali. Puoi decidere liberamente selezionando sinistra o destra. Però comunque sia consumiamo più PP del normale. Ah, un'ultima cosa. Se vuoi insegnare delle mosse fortissime ai tuoi Pokémon, fammi un fischio. Ma anche senza insegnare le mosse. Grazie agli insegnamenti di La Pilla potrei affrontare i Pokémon più temibili. Ma adesso richiamoci da Risa, che ne dici? Ah, quindi per forza dovevo fare questa cosa con Luce. Perché mi diceva anche vai da Risa oppure vai da Luce, o ho letto male io forse. Ti ricordi quello che ti ho detto ieri sera dalla tovaglia di Lino? Vorrei che fossi tu ad accettare la richiesta di Risa. Il luogo del nostro appuntamento con Risa si trova ai piedi del Colle Ambizione. Ah, scegli Pokémon da portare con te. Assicurati che conoscano le mosse giuste e raggiungimi lì. Posso contare sul tuo aiuto, giusto? Bene, questa è la missione allora. Vai nella Landa Ossidiana per incontrare Risa del Team Diamante. Ah, ecco cos'era. Quindi non è una seconda missione, ma è... la specifica della missione che devo fare. Allora, per prima cosa andrò a depositare qualche Pokémon in modo da poter portarne di nuovi con me. Cioè, meglio, quelli che catturo durante l'avventura. E qui è appunto il pascolo. Ah, ma ne ho già alcuni al pascolo. Allora, Eevee me lo prendo, dai, voglio portarmelo in squadra. Bidoof, dopo il corto animato, è diventato molto popolare. Abbiamo un numero limitato però di Pokémon. Ah, posso anche liberarli alcuni. Beh, effettivamente. Allora, porto Buizel e questi altri. Bene. Oi. Ehi, Link, il Pokémon che hai liberato ha lasciato una cosa prima di andarsene. Tieni, credo sia per te. Quindi è canonico che liberiamo i Pokémon. Sacchetto di ghiaia impegno. Può essere utilizzata su un Pokémon con un livello di impegno tra 3 e 5. Grazie. È canonico quindi liberare i Pokémon. Cioè, più canonico del normale, intendo, sia chiaro. Però qui vediamo quelli che abbiamo lasciato. E poi è... cioè, è più normale del solito liberare i Pokémon. Perché qui devi catturarne a bizzeffe proprio. Sì, sto scendendo dal villaggio. Vado qui. E anche perché poi comunque il pascolo è limitato. Hai 8 box, diciamo. 8 per 30. Sì, 24. Quindi 240 Pokémon. Sono un po' pochini. Boo! Che paura! Etelo. Ebbene, ti ho spaventato? Scommetto di sì. Te la leggo negli occhi. Era proprio quello il mio intento, d'altronde.
Presta il mio orecchio per un istante, vorrei parlarti di una tecnica segreta per catturare i Pokémon. Si tratta della tecnica segreta del colpo alle spalle! Colpisci un Pokémon alle spalle con una Pokéball e rimarrà attonito. I Pokémon colti di sorpresa in questo modo saranno più facili da catturare e si ritroveranno in svantaggio se affrontati in una lotta. Sì, l'ho fatto con un po' con Eevee. No, con Eevee, con. L'ho fatto con un Pokémon che dormiva, effettivamente. Arricchire Pokédex per la squadra di ricerca significa avere la possibilità di imbattersi in ogni singolo Pokémon di Hisui. Per quanto mi riguarda, attenderò col fiato sospeso il giorno in cui porterai a compimento questa tua grande opera. Ok, che vuole questi funghi? Ah, vuole una missione. Oh, cosa vuoi tu? Sì, sono quello caduto dal cielo. Vuoi fare delle polpette strepitose? Polpette funghi, però non hai nessuno nel gusto fine, ok? La ricetta finirebbe. Ok, quindi cosa vuoi? Devo trovare dei funghi gommosi. Vabbè, Maies, che bel nome. Trovare dei funghi gommosi, eh? Ah, ma qui ce ne sono di funghi gommosi, eccolo qua, va. No, questa che è una pietra? La bacca ghicocca. Allora, io potrei catturare effettivamente dei Pokémon, ma... Vogliamo anche lottare? Ah, guarda, Bidoof è fuggito. Mannaggia, devo lanciare le Pokéball contro questi Bidoof. Vai. Sono troppo lontano. Ma dai! Sto andando proprio a caso. Non dovrei sprecarle così le Pokéball. Accidenti a me. Non c'è nessuno, tranquilli, piccoli starli. Da dietro cattura critica. Cioè, critica, cattura. Ok, niente. Mi hanno visto. Preso da dietro, bene. Allora, raccoglimi le bacche, per favore. Grazie. Allora, a Starly avevo anche una missione secondaria da fare per lui. Di una che mi ha chiesto di trovare tutti quanti i dati di Starly della pagina. Quindi penso proprio che la farò. Accidenti a te. Vuoi lottare? Vabbè, lottiamo, dai. Pensavo di lanciarsi avanti, invece no, al lato. Allora, mosse. Attacco rapido. Cavoli, se sono resistenti però sti Pokémon. E fanno male pure. Bellissimo, ragazzi, bellissimo. Ok, attacco rapido, va bene, fatto male, grazie. Vai, Pokéball. No, ah, mi sbaglio sempre, mi sbaglio. Qua il tasto è ZR, non ha. Anche selezioni le Pokéball. Ho sprecato un po' di Pokéball effettivamente, quindi devo stare attento. Ciao, guardia! Ma fammi passare, per favore, oh! Sì, ho il rango monostella, ce l'ho. Vedi di stare in campana, va bene. Salve. Da questa parte! Eccomi. Risa, ti presento Link. Ciao, una faccia nuova. Non che faccia grande differenza per me. Se sei qui vuol dire che puoi aiutarmi, no? Team Diamante, lei. Sono Risa, un capitano del Team Diamante. Suppongo che prima o poi bisognerà spiegarti un po' di cose sui capitani e sul Team Diamante. Altrimenti sai che risa a te. Non ride nessuno, effettivamente. Ma ora veniamo al punto. C'è una cosa che vorrei sistemassi subito per me. Così? Come te la cavi con i Pokémon? Credi di essere capace di affrontarli? Ovviamente. Ah, meno male. Quei principianti della vostra squadra di vigilanza sono stati totalmente inutili. Questo è mio compagno Munchlax. Io e lui siamo praticamente cresciuti insieme. Non ho bisogno di infilarlo in una palla ridicola come fate voi per farlo lottare al mio fianco. Ok. Oh, va bene allora.
cavoli, mi sono fatto un po' male con Sin da quello. Rotolamento, vai. Ok. Oh mio Dio. Ma così? Cavoli. Ma accidenti. Ha fatto malissimo. Sono shock, vai, magari lo paralizziamo. Magari no. No, spostati Shinx. Vai, Manchelax. Shinx voglio dire. Manchelax deve perire. Paralizzato, bene, 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 bene. No! Sì, grande Shinx! Grande Shinx! Ti voglio bene, Shinx! Anche se non levitavo, ti volevo bene comunque. Alla grande. Ma come? Ha un doppio turno! Ha attaccato due volte! Non è giusto! Perché ha attaccato due volte? Ma no! Come può un Manchelax avere più turni di... Vabbè, posso attaccare due volte però. Devo già andarmi a riposare, accidenti. Sono stato incosciente. Non pensavo volesse lottare subito. Anche se dai trailer sembrava così. Hai battuto il mio Manchelax? Pensa un po'. Sei pieno di risorse tu. Ti sei battuto bene, Manchelax. Ora rimetto in sesto i Pokémon che hanno lottato. Gentilissima, grazie mille. E in aggiunta ho anche qualcosa da darti. Voi del Team Galassia avete il pallino del fai da te, no? Allora ecco dei materiali per te. Vabbè, questo è gameplay. E anche il coso per farli, la... No. Tutto Pokémon siete davvero affiatati, mi è molto colpita. Mi ricordi i grandi eroi di cui si parlava nelle leggende che mi raccontavano da piccola? Quale eroe? Niente, non si sa. Ho deciso. Ti affido il compito di sistemare quel Pokémon Alpha che infesta l'altura Grancorno. Sai cos'è un Pokémon Alpha, no? È un Pokémon enorme, molto più grande del normale. Beh, allora vieni sull'altura Grancorno? Sai dov'è, giusto? Se non lo sai, risate. Va bene. L'Arceus Phone sta reagendo a qualcosa. Quello strano congegno che ti porti sembra indicare la strada da seguire. Interessante la tua mappa. Sarà un'altra diavolera tecnologica del Team Galassia? Non proprio. La mappa indica la direzione giusta. L'altura Grancorno è da quella parte. Allora affido a te la questione. Mi raccomando. Il nuovo acquisto della squadra di ricerca stoffa. Meno male, se no sai le risate. Lui annuisce per non essere... Di un po', tu conosci il Sommo Sinnoh, vero? No. Non lo conosci, ti aggiorno io. Però vedi di ricordartelo d'ora in avanti, se no sai che... Vabbè, abbiamo capito. Il Sommo Sinnoh, dominando il tempo, plasmò l'universo. Nacque così la terra di Hisui, dove oggi vivono i Pokémon. Noi del Team Diamante siamo i discendenti di coloro che, attraversando il mare, giunsero a Hisui per venerare l'onnipotenza del Sommo Sinnoh. Tuttavia, si narra che Sommo Sinnoh decise di occultare la sua presenza. Pare che non si parli sia d'anima viva oramai da tempo immemorabile. Ancora oggi esistono dei Pokémon legati a Sommo Sinnoh e il compito di noi capitani è prenderci cura di loro. Uno di loro si trova sull'altura Grancorno. In lui scorre il sangue di uno dei Pokémon protetti da Sommo Sinnoh. Seguimi, è ora di andare. Ok, dunque qui abbiamo nuovi Pokémon, eh? Da catturare. Quello so cos'è. Ah, non vuole lottare ma scappa, va bene. No, andiamo... Vabbè, è uguale. Oddio, non è proprio uguale chi mandiamo a rompere questi materiali? Perché vedi, guadagnano esperienza i Pokémon che rompono i materiali. Non si vede neanche. È fuggito. Mannaggia. No, facciamo così. Può seguirmi? Però ci posso parlare.
Ma posso farli uscire, quindi? Ok, ho capito. Posso farli uscire, se voglio. Preso. Cioè, spero. Allora, vediamo un po' qui che c'è. Ok, cricket tot preso. Non mi butto da qua sopra come ho fatto l'altra volta, se no casco e mi faccio male. Ok. Abbiamo altri starli qui. Non mi interessa catturare starli, veramente. Mi sa che... penso di aver già catturato abbastanza starli, se devo essere sincero. Ok. Possiamo proseguire? Mi si è liberato, va bene. Ok, altri ciottoli. Ah, manca ancora un po' di strada. Direi di, allora di metterci in marcia. Vediamo un po' cosa da dirci questo signore. Che tempismo, ragazzo! Ah, le baccaliegia. Sì, ne ho alcune. Ok, se vuoi te le do, tre, va bene, prego. Ma quel masso si muove là sopra? Ok, trucchetto. Per lanciare una bacca ai Pokémon, prova per credere. Ah, per lanciare le bacche. Va bene, almeno... ah, 15 Pokéball. Vabbè, perfetto allora, grazie. Ho un fiore. Ogni tanto mangio un fiore. Ma ci ha... No, che lo fa voltare. Toh. Lo chiamo allora, dai. Vai, Geodude. Acquagetto! Questa è una delle mosse che dovevo vedere da Weasel. E l'ho vista. Vai, Pokéball. Gotta catch 'em all, come diceva il famosissimo Ash Ketchum, che ancora non è nato in questo periodo. Bene, preso, grande. Un nuovo Pokémon da aggiungere. Ciottolino. 7 ne aveva. Wow, a meno che non l'abbiamo rotto. Poverino. Queste sono erba pipi, quindi ricaricano i nostri punti. Quel Geodude. Non mi piace quel Geodude lì. E questo? Lo prendiamo? Beh! Calma, calma. Ma mi ha visto? No, beh, bene, io scappo. Senti, se vuoi fare la luce la facciamo, Ok, niente luce. No, aspettavo che volesse fare un po' di luce, ma a quanto pare no. Si è arreso, meglio così. Evitiamo combattimenti inutili. Ah, ci sono degli starli che scappano, va bene. Ecco, questo qui si muove. È un Pokémon sotto, c'è magari? Oh! Sì! Ma no! Geodude spaventato. Femmina. Non mi pare abbiano differenze tra i Geodude tra maschi e femmine. Sì. Dov'ha? Che te muovi? Sta buonetto tu. A posto, catturato, vedi? Facile facile. Ok, anche dei ciottoli. Tanti ciottoli. Oh, attenzione, qui abbiamo delle... what? E tu che sei? Mamma mia! Ti odio. Accidenti a me. Fatto un bel po' male. Ok, sto guarendo, meno male. Ok, allora. Rise, tesoro bella, sono arrivato con un po' di danni, ma ci sono arrivato.
Non posso neanche controllare il paesaggio. E ci picchia gli Georud. Guarda, guarda. Non è professore del tuo villaggio quello? Ah, meno male, giusto in tempo. In quartiere studioso di Pokémon non potevo mancare di osservare un Pokémon alfa con i miei occhi. Se questo è il tuo lavoro, mi pare giusto. Basta che non ci stai in mezzo ai piedi. L'altura Gran Corno. Qui venivamo a depositare le offerte votive per i Pokémon discendenti dei protetti del Sommo Sinnoh. E lui non è uno dei discendenti. Quello lì è venuto qui solo per creare problemi. Su, Link, rimetto in sesto i tuoi Pokémon e poi ci sbarazziamo di lui. Grazie. Good gracious, quel Pokémon è immenso. Quindi sono fatti così quei Pokémon spaventosi che chiamano Alpha. Precisamente, i Pokémon Alpha sono enormi e molto forti. Senza contare che conoscono mosse particolari che ti rendono la vita difficile. Fagli sentire la forza fino alle ossa. Link, sii prudente. Le dimensioni possono essere una temibile arma di per sé. Questo Pokémon avrà di certo una potenza e una resistenza fisica fuori dal comune. Se decidi di affrontarlo comunque, assicurati di avere i Pokémon giusti con te e fa sì che conoscano delle mosse potenti. Va bene. Allora non metto davanti Cyndaquil, ma Starly magari. Ok, discorso di prima. No? Ah, devo avvicinarmi di più, ok. Ah, quindi si attiva così il combattimento. Ah, ma questo perché è proprio scriptato. Ho capito. Ok. Vabbè, rassalto. Wow. Ma volevo partire con Starly per fargli fare un attacco. Andiamo con Shinx, eh? Ma l'ordine di attacco qual è? Tocca a me ora, bene. Buono shock, vai. Perfetto, questo volevo. Ah, falso finale, al limite mi lascia con un PS. Niente, è comunque veloce, eh. Boia. Ciao. Vabbè, ma mi lascia comunque con un PS, falso finale. Ah, ho due turni ora. Bene. Buono shock. E per finire, tecnica potente, attacco rapido. Aia, com'è guarito? È guarito! Ma ha solo falso finale? Ah, ma è una fregatura allora. Ok, ho capito. Non si possono catturare i Pokémon Alpha, vero? Beh, se si potevano catturare non l'ho fatto, quindi non mi prendete a insulti nei commenti, grazie. Davvero impressionante, lo ammetto. Se penso che sei riuscito a domare un alfa, mi sembri proprio di era leggendario. Ora bisognerà rimettere in sesto i Pokémon che hanno lottato al tuo fianco. Molto gentile, Rise. Wow! Che succede? L'altissimo Weirdir. Guarda Link con occhi benevoli. Che grande onore. Puoi essere fiero di te. Ti sei guadagnato le simpatie dell'altissimo Weirdir. E non è cosa da poco, visto che in groppa a questo Pokémon puoi attraversare tutta Hisui. Weirdir si lascia cavalcare dagli umani. Amazing! Proprio come il famoso Pokepassaggio di Alola. No. Ma questo no.
Cioè, da quanti anni? Allora, da LOL è Poké Passaggio, è una tradizione antichissima. E conoscono Alola. Quindi effettivamente lui ha girato un po' il mondo, ha un po' di conoscenza. Quindi potrebbe anche venire da Alola. Alola sono le Hawaii, ma non è che alle Hawaii si parla solo la lingua locale. Si parla anche inglese. Professor Laven, Link, mi manda la caposquadra Selina. Ha detto che avremmo potuto installare un campo base qui a missione completata. Mi rendo conto che la decisione è stata presa da Mr. Damon e dal direttore, ma possiamo davvero aumentare il numero dei campi base? La terra di Hisui è stata creata dal Sommo Sinnoh perché i Pokémon la abitassero. Se il vostro scopo è vivere pacificamente con loro, non vedo perché non possiate farlo. Tra l'altro, mi sembra che l'altissimo Weirdir abbia preso Link in simpatia. Grazie per l'aiuto. Riferirò la tua impresa al reggente del Team Diamante. Un giorno ti ringrazierò come si deve. E questa è fatta. Vivere pacificamente con i Pokémon. Per riuscirci bisognerà completare Pokédex. Solo così impareremo a conoscerli senza temerli. Non appena la squadra edile sarà qui, potremo cominciare a installare il nostro campo base. Non so, veloci. Quindi qui c'è un campo base nel caso io voglia venire qui a farmi un giretto. Va bene. Il campo base dell'altura Gran Corno è or dunque completato. Si chiamerà Base sull'altura. D'ora in poi, uscendo dal villaggio Giubilo, potrai scegliere la base sull'altura come punto di partenza per le tue ricerche. Più aumentano i punti d'appoggio, più semplice sarà condurre le ricerche nel territorio. Che dici? Ci avviamo verso la tovaglia di Lino? Finalmente abbiamo un attimo di pausa. Vediamo un po'. Catturati 10, rapporto su 10 o più Pokémon completato. Ah, è vero, devo stare attento anche a queste cose. Specie catturate 5, catturati per la prima volta 2, catturati con un colpo alle spalle 3. Un po' di soldini facciamo. Bene. Starly 10, che bello! Quindi posso andare a completare la missione della signora. Punti per il prossimo rango 760. Ah, e non ho fatto bene allora. Mancano ancora un po' di punti. Va bene, allora direi che possiamo concludere qui l'episodio se mi lasciano. Ah, ok, eccoci qui. Mr. Rampei, il solito, sia gentile. Tre porzioni abbondanti di mochi di patate. Thanks. Sì. Fai venire i forestieri, ti prendo a legnate. I mochi ci metto cemento invece della farina. Di un po', Laven, hai sentito l'ultima? Stamani alcuni dei nostri sono partiti per vedere di placare quel Cleavor furioso e, beh, diciamo che la squadra medica ha avuto un bel da fare per rimetterlo in sesto. Cleavor? Ah, ho sentito che è stato colpito da un fulmine e ha perso del tutto il controllo. Well, se la situazione dovesse farsi critica ci penserà la squadra di ricerca, è chiaro. Per chi affronta l'ignoto alla scoperta di Pokémon avvolti nel mistero, il pericolo è sempre dietro l'angolo. Ma con Link dalla nostra non abbiamo nulla da temere. Tuttavia, gira voce che la forza di quel Cleavor surclassi quella di un Pokémon Alpha. Appurare quanto sia forte, osservarlo e studiarlo è precisamente il nostro mestiere. E per affrontare siffatta impresa servono una mente lucida e un corpo pronto all'azione. In breve, occorre farsi una bella notte di sonno. Ho notato che qui, per il momento, l'orario non è affatto uguale a quello della console. Cioè, vita vera, se vogliamo intenderci, quindi non va con l'orario della console Nintendo Switch. Il che mi lascia un po' perplesso. Link, buongiorno! Ti consiglio di affrettarti ad andare nell'ufficio del direttore Soran, potrebbe farti fare un bel volo! E se voglio fare un bel volo? Ad ogni modo, io come sempre vi ringrazio per aver seguito il video in descrizione al link per Instagram e Telegram e noi ci vediamo ovviamente domani con un nuovo episodio di Leggende Pokémon Arceus. Bye bye!